Siamo entrati nella nostra regione, una regione che è stata severamente colpita da fenomeni, diciamo così, estremi, a partire dal terremoto che non ha a che fare con i fenomeni meteoclimatici, ma che sicuramente ha colpito molto la popolazione e ha coinvolto molto la protezione civile, ma soprattutto negli ultimi almeno un anno, ma anche due, tre o quattro, o forse anche di più, adesso ce lo dirà lui, l'Emilia-Romagna e il Modenese in particolare sono state colpite da varie calamità. Pensiamo all'alluvione di Modena, recentemente quella nel Piacentino, nei Tornado. Chiamo quindi Carlo Cacciamani, direttore del servizio idrometeorologico ARPA Emilia-Romagna, che ci illustrerà, penso, il servizio di allertamento della Regione Emilia-Romagna. Buongiorno, io mi sono preparato, intanto grazie Luca, grazie all'Università di Modena, i miei complimenti al collega cubano, è stato veramente molto interessante la sua presentazione. In particolare sono rimasto colpito da come avete gestito, come state gestendo questo problema degli early warning, tenendo in considerazione tutti gli aspetti della comunicazione e quanto sforzo avete fatto e state facendo per avere la partecipazione dei cittadini, che è probabilmente uno degli elementi essenziali per la buona riuscita di questi sistemi. Ero curioso di fare una domanda, ma magari la faremo alla fine, cioè come gestite, come pensate, come state pensando di risolvere il problema degli early warning quando c'è molto poco tempo, very short time per questo, perché questo è un problema che, come vedrete, ho fatto qualche esempio, abbiamo anche noi, ed è probabilmente uno dei problemi, se non il problema numero uno, perché noi abbiamo certamente il problema delle crisi del Po, per esempio, ma il fiume Po abbiamo 10 giorni di tempo per gestirlo, 10-15 giorni di tempo per gestirlo. Altra cosa è il torrente Nure, o il torrente Baganza, dove abbiamo spesso un'ora e mezzo per poter gestire i sistemi di early warning. Quindi mi piacerebbe confrontare e prendere spunto da voi, magari per capire come state aggredendo voi il problema. Ho visto che fate parecchio avete parlato di televisione, utilizzo della televisione. Da noi in Italia questo è un pochino difficile, perché è difficile entrare dentro i canali televisivi e avere degli spazi, però io credo che sarà il tema. Io mi sono preparato non una presentazione strutturata come la sua, ovviamente come quella del collega Randi, ma mi è stato chiesto da Luca di fare una descrizione rapida di come siamo messi noi in Emilia-Romagna come sistema di allertamento. Mi fa piacere dire una cosa, visto che siamo a Modena, non è una rufianata, ma è una verità. Noi proprio a Modena, qua, abbiamo fatto, insomma, all'inizio, sto parlando di 10 anni fa, abbiamo oliato il sistema delle procedure di allertamento con la dottoressa Ricolini, per esempio, della provincia, per la questione del passaggio dal sistema di allertamento, dalla previsione meteo alla definizione delle criticità idrologico-idrauliche, per esempio, nei bacini fluviali. Quindi mi fa piacere essere qui anche perché, tutto sommato, Modena è stato veramente un laboratorio da cui abbiamo iniziato ad operare. Quindi ho già detto che il sistema di allertamento in Emilia-Romagna non è una cosa che c'è da ieri. Il sistema, come cercherò di dimostrare, di farvi vedere oggi, esiste ed è operativo dal 2005 in Emilia-Romagna, quindi siamo già a 10 anni di esistenza. Cercherò di fare, non parlerò di tutte queste cose perché chiaramente non ho tempo e non c'è tempo, e poi perché in gran parte ne ha anche accennato il collega di prima, Pierluigi, però più o meno i temi che sarebbero da discutere sono, intanto, ovviamente, quali sono i fenomeni meteo idropericolosi nel nostro territorio, come si può ridurre il rischio. Ecco, il tema è centrale. Il nostro sistema di allertamento in Italia e quindi anche nelle regioni è basato su una valutazione del rischio, non solo dell'hazard, cioè non solo della pericolosità. Noi allertiamo o proviamo a allertare i territori sulla base della probabilità di danno
che ci potrà essere, quindi non soltanto se pioverà molto o ci saranno forti venti o nevicherà, ma se quella situazione potrà arrecare un danno, tenendo conto anche della vulnerabilità dei territori che chiaramente, e degli esposti, cioè dell'esposizione al rischio dei territori, che è chiaramente diversa da luogo a luogo. Abbiamo sicuramente degli strumenti che ci permettono di fare questo, strumenti tecnologici, anche strumenti di comunicazione. Abbiamo valutato, siamo in una fase dopo 10 anni di valutazione di quello che, di come, del punto in cui siamo, quali sono i punti di forza, quali sono i punti di criticità che dobbiamo superare. Quindi sono molto appunto interessato anche a un dialogo con lei anche su questo aspetto. Poi il tema del climate change è un tema preoccupante, perché sicuramente l'ha già accennato Pierluigi prima, ha detto potremmo avere un futuro, l'aumento delle temperature in Emilia-Romagna, abbiamo non solo una conferma che il climate change esiste, ma se possibile da noi in Emilia-Romagna, ma del resto in Italia, c'è un segnale molto più forte di climate change di quanto non ci sia a livello di media globale. Stiamo parlando di circa 0,5 grado di temperatura di aumento, più o meno 2 gradi di temperatura di aumento in 50 anni. Stiamo parlando di qualcosa che 3-4 volte come trend superiore al trend globale. Se poi andiamo a vedere le temperature estreme, le temperature massime, per esempio, estive, vediamo che questo segnale è veramente molto molto forte. E se possiamo dare una data di inizio, diciamo che dall'inizio degli anni 80 si è visto proprio un decollo, una crescita delle temperature come non si era mai visto prima. Questo significa che, come accennava prima Pierluigi, significa che abbiamo un futuro dove questo famoso CAPE, o Convective Available Potential Energy, legato ai fenomeni, all'instabilità della massa d'aria che abbiamo nei primi strati d'atmosfera, è in crescita come combustibile, chiamiamolo così, e quindi ogni qualvolta abbiamo dell'aria fredda o comunque c'è un'inversione termica forte e abbiamo del wind shear molto forte, la probabilità che occorrano eventi intensi sta crescendo. Stiamo vedendo, allargando un po' lo sguardo in Italia, l'occorrenza di sempre più spesso di questi Medicane o questi Mediterranean Hurricane, che stanno crescendo di frequenza di occorrenza. Abbiamo già avuto problemi in Sicilia, abbiamo già avuto problemi in Calabria. E abbiamo avuto anche da noi, su una scala più piccola, un aumento evidente di occorrenza di questi eventi forti, di temporali organizzati a multicella o anche a supercella, che talvolta hanno dato luogo a 2 tornado veramente forti, come quelli che in Emilia-Romagna, poi ne abbiamo avuto uno in Veneto, poi ne abbiamo avuto altri. E sinceramente io sono 30 anni che lavoro nel territorio, di così forti sinceramente non ne avevo visti un granché. Quindi anche è difficile fare una statistica, come diceva lui, della crescita della frequenza di occorrenza, anche perché i sistemi di monitoraggio che ci permettono di monitorare questi eventi adesso ci sono, ma ci sono da una decina d'anni. Quindi prima il monitoraggio di questi eventi era legato essenzialmente sui danni che questi producevano. Quindi sicuramente valutare in maniera statisticamente significativa un trend per l'occorrenza di eventi di questo tipo è un pochino difficile. Quindi si va anche un pochino a delle valutazioni che hanno anche un po' un carattere qualitativo. Certamente concordo col fatto che potrebbe anche rimanere tale quale la frequenza di occorrenza, ma sicuramente la violenza degli eventi più intensi è destinata solo a crescere, perché in ogni caso la temperatura sta crescendo e non sembra che ci sia nessuno che la faccia arrestare. Poi vorrei fare un attimo una sottolineatura sul sistema di early warning che abbiamo noi e quali sono le proposte di miglioramento che stiamo già facendo, che stiamo già operando per questo. Non so se avremo tempo, magari sarà interessante anche fare una discussione su questi aspetti, ma rendendoci conto di quelli che sono i problemi e le criticità, stiamo cercando di trovare delle soluzioni e cercherò di farvi vedere qual è la direzione su cui ci stiamo muovendo.
Ne ha già parlato gli eventi, questa è una tipica mappa radar, è la mappa radar che si vedeva il giorno del tornado che ha descritto prima Pierluigi Randi. Avevamo dei chicchi di grandine grandi come la mano di una persona, non credo che ci sia da dire molto, qui si vedeva abbastanza bene la traccia del tornado, abbastanza bene, ci vuole un occhio un po' esperto, però si vedeva abbastanza bene il segnale dell'uncino, e questi sono i disastri che ha combinato quell'oggetto. Dagli inventari dei danni che furono fatti, c'erano delle fotografie di pezzi di trattore che erano appiccicati al terzo piano delle case, quindi significa che c'erano dei venti lì sicuramente in eccesso di 200-250 km all'ora come minimo, quindi stiamo parlando di un fenomeno che sinceramente nella storia anche dell'Emilia Romagna non se ne trovano poi tanti con questa virulenza. Ma altri eventi meno disastrosi, ma ahimè che hanno poi dato il là a delle situazioni di crisi, ne abbiamo avuti. Abbiamo avuti per esempio questa, purtroppo i modenesi se la ricordano bene, questa è l'alluvione. Quello che è accaduto a seguito della precipitazione di metà gennaio del 2014, dal 16 al 19 gennaio, abbiamo avuto punte di 350-400 mm di pioggia in tre giorni sull'Appennino, e queste sono quantità di pioggia che hanno veramente dell'eccezionale dal punto di vista proprio della dell'intensità in periodi così corti. E infatti, per esempio, hanno determinato tutta una serie di piene fluviali. Direi che non c'è stato fiume in tutta l'Emilia Romagna che non sia stato interessato ad innalzamenti di livelli idrometrici. E questo per esempio è il fiume Secchia che passa a Modena in una sezione in pianura, Ponte Bacchello, dove abbiamo avuto purtroppo, e qui si vede anche, dal segnale del livello idrometrico, c'è stata purtroppo una rottura arginale il giorno 19, quella terribile giornata di domenica del 19 gennaio del 2014, dove ci fu una rottura arginale non distante da Bastiglia, con conseguente fuoriuscita di acqua da praticamente 150 metri di argine rotto, e l'alluvione che tutti ricorderanno, ahimè, sia di Bastiglia prima e di Buonporto dopo. Quindi quello è sicuramente un evento importante che non è stato altro che determinato da quelle precipitazioni che abbiamo avuto. Il rischio è una composizione di pericolosità, vulnerabilità e esposizione, come certamente tutti sanno. Sicuramente abbiamo della pericolosità dell'hazard che sta crescendo, anche legato al climate change, ma sicuramente in Italia abbiamo una vulnerabilità, un'esposizione dei territori che è terribile, cioè che probabilmente sta anche quella crescendo. Io mi aspetto che in qualche maniera prima o poi si arriverà a una decisione di limitare l'uso del suolo, di limitare, diciamo, la cementificazione o l'utilizzo dei cioè modificare il flusso del moto dei fiumi, cambiare il corso delle acque, perché chiaramente la natura se le riprende poi quelle aree che noi in qualche maniera stiamo cercando di toglierle. Se questa cosa qua noi la aggiungiamo alla pericolosità, l'hazard che sta crescendo, voi capite che le condizioni di rischio possono solo crescere. Talvolta c'è una sterile polemica, che sinceramente non comprendo, tra coloro che dicono: ma non è vero che c'è il climate change, perché in realtà il problema è tutto legato alla vulnerabilità del territorio che è senza controllo, e dall'altra parte ci sono quelli che dicono: no, ma il problema è il climate change, perché invece io non riesco a capire questa polemica. Secondo me il problema è che c'è un mix di questi oggetti, per cui il mix è un mix purtroppo che non va nella direzione di farci star tranquilli. Questo credo che sarebbe opportuno anche un attimo sottolinearlo, perché non aiuta. Come si gestisce, come gestito in Italia il sistema d'allertamento? Sicuramente la mitigazione del rischio, che altro non è che un'azione di adattamento, che può essere anche letta come un'azione di adattamento al cambiamento climatico per quanto riguarda il rischio idrogeologico idraulico, sicuramente ha due pilastri fondamentali. Un pilastro è quello delle azioni che vengono fatte in tempo differito, cioè per esempio
le attività ordinarie di pianificazione e di programmazione degli interventi che garantiscono le condizioni di sicurezza, per esempio le opere idrauliche, per esempio costruire le casse di espansione per impedire che, per tagliare le piene fluviali nei punti critici, per esempio, e in Emilia-Romagna per la struttura, ma immagino che il professor Orlandini e i suoi colleghi poi diranno queste cose, quindi non mi ci soffermo sicuramente, ma per la struttura stessa dei nostri corsi d'acqua noi abbiamo praticamente che prima della via Emilia, che è la strada principale che va da, che, diciamo, che taglia come una diagonale la regione Emilia-Romagna, abbiamo in molte situazioni queste casse di espansione a monte delle città, Modena, Parma, eccetera, che in qualche maniera proteggono la città da quando ci sono le piene. Chiaramente le condizioni, e poi abbiamo soprattutto l'altra cosa, abbiamo queste imponenti arginature che sono una caratteristica del nostro territorio, dal momento che i fiumi che dall'Appennino vanno verso il mare si ritrovano una situazione di pianura padana della parte emiliana, la cosiddetta bassa, per chi abita qui, quindi sotto il livello del mare, per cui l'acqua dei fiumi bisogna letteralmente spingerla per andare fino al mare, quindi questo ha determinato queste meravigliose opere idrauliche che sono state costruite, di alzare i fiumi praticamente in modo tale che acquisissero quel dislivello necessario per andare al mare. Però alzare i muri significa costruire le arginature, e le arginature sono fatte di terra, e quindi la terra è la terra, e quindi va in qualche maniera controllata. E siccome noi abbiamo decine e decine e decine e decine di chilometri di arginature, voi capite che questo qua è un tema importante. Coloro che abitano a buon porto hanno un'idea ben precisa di cosa significa avere un'arginatura che in un punto può cedere per tanti motivi. Hanno parlato delle volpi, dei castorini, o comunque di situazioni per cui c'è un'infiltrazione d'acqua e qualche volta si possono rompere. Quindi c'è un rischio che può essere in qualche maniera affrontato attraverso le opere. Per quanto però noi possiamo essere bravi a costruire le opere, al di là del fatto che ci vogliono degli anni e dei decenni e un sacco di soldi per costruire le opere, ma anche se noi fossimo perfettamente in grado di costruire delle opere di, come dire, di mitigazione del rischio strutturali, sempre e comunque rimarrebbe un rischio residuo, questo famoso rischio residuo che possiamo gestire soltanto nel tempo reale attraverso i sistemi di early warning, che sono poi quelli che aveva descritto il collega da Cuba prima. Quindi noi operiamo come sistema di protezione civile nel tempo reale, cioè abbiamo come nostro compito fondamentale quello di mettere in sicurezza le popolazioni all'occorrenza di eventi avversi, di eventi alluvionali ad esempio, ma ci potrei anche parlare dei fenomeni delle landslide, delle frane per esempio, che è un altro tema, ma sicuramente più complicato, e spesso abbiamo poco tempo per farlo, non abbiamo dei giorni come per esempio nel caso del Po. Il fiume Po, da quando la piena del fiume Po arriva a Piacenza, arriva a Ponte Lago Scuro, nel Ferrarese arriva 7-8 giorni dopo, per cui abbiamo del tempo per gestire il propagarsi della piena. Nei casi dei torrenti per esempio emiliani, ma anche dei torrenti romagnoli, questo tempo non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo gestire il sistema d'allertamento al meglio che si possa fare. Quindi abbiamo questo rischio residuo attraverso gli early warning. Per gestire questo a livello nazionale, che cosa si è fatto in questi ultimi anni? E sono nati i cosiddetti centri funzionali, diciamo in cui la pietra miliare, la nascita, è avvenuta nel 2004 con un DPCM, un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, che istituisce il sistema dei centri funzionali. Cosa sono questi centri funzionali? I centri funzionali altro non sono che delle strutture sia dello Stato che delle regioni che supportano, che aiutano, che collaborano con la protezione civile per tutte le azioni di prevenzione e di protezione prima dell'evento, perché stiamo parlando comunque di eventi che hanno una possibilità di preannuncio, a differenza ad esempio dei terremoti che non hanno una possibilità di preannuncio. Quindi, siccome esiste la possibilità reale che con 12, 24, 36 ore di anticipo, direi 48 ore, ma poi dopo si fa più fatica,
e comunque bisogna valutare da caso a caso, riusciamo a dire che cosa potrebbe accadere, quindi il sistema, la macchina della protezione civile può mettersi in moto con un congruo anticipo temporale per quantomeno provare a mettere in sicurezza i territori. Mettere in sicurezza i territori è un processo complicato, è un processo complicato perché significa avere un rapporto diretto con tutti coloro che poi operano sul territorio a tutte le scale temporali, ad esempio, per esempio, con i comuni, quindi con i sindaci e dai sindaci fino ad arrivare ai cittadini. La catena della protezione civile è una catena lunga, quindi che parte dal sistema d'allertamento, direi nazionale, arriva alla regione, finisce al sindaco e dal sindaco va ai cittadini. Questa catena è una catena complessa ed è, per funzionare bene, è necessario che funzioni molto bene, non solo l'aspetto tecnologico, cioè chiaramente i dati devono esistere, se non sappiamo quanto piove o non ci funzionano i radar abbiamo un problema, ci devono essere i modelli di preannuncio meteorologici, idrologici e quant'altro, ma ci deve essere anche un meccanismo di comunicazione molto, che funziona molto bene e mi verrebbe da dire a valle le popolazioni, i cittadini devono essere stati educati alla gestione del rischio, cioè avere una cultura del rischio che al momento mi viene da dire non è detto che in Italia ci sia sempre e comunque da tutte le parti. E questo è un'altra, e lo vedremo dopo come una delle criticità. L'iter istituzionale, ve la faccio breve, ve l'ho detto, è partito tutto da questo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 2004, poi dopo la Regione Emilia-Romagna ha recepito questo obbligo di legge e ha istituito il centro funzionale. Noi come servizio idrometeoclima della regione Emilia, dell'ARPA dell'Emilia Romagna, abbiamo avuto il compito di essere il centro funzionale a supporto della nostra protezione civile. Come funziona il sistema d'allertamento? Il sistema d'allertamento, che adesso, come dicevo, lo stiamo un pochino modificando in alcuni aspetti, però diciamo l'ossatura è la stessa, cioè abbiamo due fasi. Una prima fase è quella di la previsione, cioè noi prevediamo la valutazione di condizioni di rischio connesse a eventi meteorologici e si attua attraverso l'emissione di i cosiddetti avvisi meteo e avvisi di criticità idrogeologica o idraulica. Qui voglio fare una puntualizzazione. L'avviso meteo è sostanzialmente l'early warning di tipo meteorologico, cioè domani prevediamo che in un dato territorio pioveranno X millimetri d'acqua, più o meno con una certa incertezza. Ma non è l'unica cosa che facciamo, perché come dicevo prima, il tentativo è quello di fare una valutazione delle condizioni di rischio, non soltanto di hazard, cioè di pericolosità. Noi proviamo a fare, attraverso l'avviso di criticità idrogeologica, che è il secondo step, una valutazione degli effetti sul territorio che quella data situazione meteorologica potrà determinare in termini di rischio idrogeologico, per esempio, quindi possibilità di creazione di piene fluviali nei bacini in alto, vicino alla sorgente da cui nascono i fiumi, e anche possibilità di fenomeni di tipo franosi, di landslide nel territorio. Ovviamente questo cerchiamo di farlo con il massimo anticipo temporale che riusciamo, tenendo conto del fatto che le previsioni meteorologiche hanno un'incertezza e questa incertezza non è assolutamente riducibile a zero, perché l'atmosfera è un sistema caotico, come tutti sanno, e che quindi dipende tantissimo dalle condizioni iniziali da cui parte, e quindi è impossibile arrivare a una previsione senza incertezza, e questo è tanto più vero quanto più i fenomeni meteorologici che determinano o che determineranno il rischio sono di piccola ampiezza spaziale e di breve durata temporale, come peraltro diceva lei, diceva il collega all'inizio, quando appunto diceva che c'è una percentuale che ho visto rispetto al numero degli hurricane molto piccolo, ma c'è una percentuale di eventi di dimensione molto piccola per i quali i tempi di preannuncio sono estremamente brevi, un'ora, due ore, no, un giorno. Noi non siamo capaci, lo ammetto, vorrei essere smentito, noi non siamo capaci di fare una previsione a 24 ore di un evento temporalesco, anche intenso, che possa abbattersi
sul bacino montano del torrente Trebbia o del torrente Nure. Non siamo capaci. Il livello di incertezza significa che possiamo spostare il massimo di precipitazione a sinistra, a destra, a monte o a valle, e questo purtroppo è l'incertezza, oppure prima o addirittura dopo del tempo. Quindi c'è un'incertezza nello spazio e nel tempo che è assolutamente non azzerabile. Quindi noi possiamo dare ai decisori finali, in questo caso per esempio ai comuni, delle informazioni incerte. Ovviamente il nostro goal è quello di rendere minima possibile questa incertezza, e il decisore finale, in questo caso per esempio potrebbe essere il sindaco, sulla base di un'informazione incerta deve comunque compiere delle azioni che sono azioni certe, perché deve fare evacuare per esempio, oppure non fare evacuare un territorio sulla base di una previsione che è comunque una previsione quanto al massimo in probabilità. Potranno esserci l'80% di rischi, di probabilità di precipitazioni intense su quel territorio, ma non il 100%. No, questo lo dico perché in Italia invece ci sono spesso molte persone che tirano a non dirla questa cosa qua, cioè tirano a dire che le previsioni sono certe. C'è anche chi fa le previsioni sui quartieri con 10 giorni d'anticipo e cose. E questa pletora di persone che opera nel territorio, e purtroppo ce n'è tantissima e sta crescendo, anche perché purtroppo il mestiere del meteorologo non è un mestiere in Italia che ha una certificazione, come per esempio avviene nel suo paese o negli Stati Uniti, dove c'è l'American Meteorological Society che dice tu puoi fare il mestiere, tu no. In Italia non abbiamo un'Italia Meteorological Society che dica questo. Quindi chiunque prende su, apre un sito web, fa le previsioni e dice domani mattina verrà un uragano, spesso usando termini assolutamente fuori di testa, cioè una volta li chiamano uragani, una volta li chiamano tornado, è lo stesso, cioè tutta una serie di combinazioni. Però i cittadini, però, specialmente adesso con l'esplosione dei social network e di queste tecnologie che solo fino a 10 anni fa non c'erano, purtroppo vedono queste situazioni e magari ci credono anche. Ma non sono solo i cittadini, sono anche i sindaci, sono anche gli amministratori, che chiaramente non sanno discriminare, perché non è poi il loro mestiere, non gli può anche neanche essere richiesto, non sanno discriminare quella che è un'informazione corretta, che deve avere necessariamente la sua incertezza, con quelle che sono quelle che ormai si chiamano meteo bufale che stanno girando per il paese. Comunque, in ogni caso, questa è la prima fase, cioè emettere delle previsioni con un preannuncio temporale. La seconda fase invece è: sta accadendo, sta iniziando ad accadere quello che ieri avevo previsto, e devo cominciare a fare il monitoraggio. E questo è l'altro punto fondamentale, a causa del fatto che i fenomeni di breve durata e piccoli stanno crescendo di frequenza, di occorrenza, e sono poi quelli che fanno i danni. Quello che è successo a Piacenza 10 giorni fa è stato causato da 350 mm di precipitazione che sono accaduti su un'area che è più piccola di una mezza provincia. Quindi abbiamo avuto 2 morti e ancora una persona non l'hanno ancora trovata, quindi è ragionevole pensare che avremo purtroppo 3 decessi per un fenomeno che è accaduto su un'area geografica che è più piccola di mezza provincia. Quindi stiamo parlando di veramente pochi chilometri quadrati. Ed è accaduto in 3 ore. Noi abbiamo avuto 3 ore di precipitazione che hanno fatto elevare, poi dopo vi faccio vedere, ce le ho qua un paio di figure, hanno fatto elevare i livelli idrometrici 5 metri in 2 ore. Quindi stiamo parlando di flash flood, cioè di fenomeni veramente violenti, rapidi e impredicibili con un giorno d'anticipo, esattamente nella localizzazione giusta. Potevamo, e infatti abbiamo detto attraverso i messaggi d'allerta, domani avremo temporali molto forti, ma dire che quei temporali molto forti si sarebbero abbattuti sull'Alto Piacentino piuttosto che sull'Alto Parmense non era assolutamente possibile. Quindi andava gestita e va gestita questo tipo di incertezza. Ecco, noi l'Emilia-Romagna l'abbiamo quali sono i nostri, come dire, il minimo, le aree più piccole sulle quali noi riusciamo a fare gli early warning? Noi facciamo l'early warning su queste 8 aree, cioè noi con 24-36 ore di preannuncio andiamo a fare delle allerte, degli avvisi meteo che in ognuna di queste aree che sono state
costruite sulla base di considerazioni di tipo di omogeneità climatologica, di omogeneità di natura idrologico-idraulica, con tutta una serie di considerazioni di questo tipo, noi in ognuna di queste aree, con 24-36 ore d'anticipo, andiamo a fare i cosiddetti avvisi meteo, cioè sull'area E, per esempio, che è quella che interessa il territorio di Modena, noi diciamo per domani ci possono essere dei fenomeni violenti, intensi. Ma non siamo in grado di dire con 24 ore d'anticipo all'interno di quell'area dove effettivamente, tranne in certe situazioni in cui tutta la fenomenologia è governata dalla grande scala, così per esempio nelle situazioni autunnali, per esempio, dove è più facile, ma nelle situazioni primaverili e estive, dove ci sono fenomeni intensi ma piccoli, di piccola scala e di breve durata, non siamo in grado con 24 ore d'anticipo di andare a dettagliare questo. Quindi noi facciamo quello che si chiama un avviso meteo, dopo vediamo quale, lo rimaniamo, lo adottiamo, lo diffondiamo a Roma, lo mandiamo a Roma, lo mandiamo alla nostra agenzia di protezione civile, la nostra agenzia di protezione civile prende quell'avviso meteo, fa delle ulteriori valutazioni su quella potrà essere la ricaduta in termini di criticità idrologico-idraulica, la facciamo assieme e poi viene emanata alle prefetture, alle province, ai comuni, eccetera. Adesso tutto questo sistema è in profondo cambiamento, quindi questa è una slide che sta già diventando un po' vecchia, perché, ma lo vedremo dopo quando vi parlerò delle criticità, questo processo talvolta presenta dei problemi, perché è un po' troppo lento, perché i passaggi tra un avviso meteo e l'allerta di protezione civile, abbiamo riscontrato che in certi casi, soprattutto quando avvengono quei fenomeni di così breve durata, non ce li possiamo permettere, non possiamo avere un'ora di tempo o due ore di tempo per emettere un avviso. Talvolta dobbiamo avere 10 minuti di tempo, 5 minuti di tempo. Quindi anche tutto l'apparato, in qualche maniera burocratico, che peraltro prima ho sentito un po' all'inizio un attimo la considerazione dell'assessore, non è che la burocrazia noi talvolta ce l'abbiamo perché siamo, come dire, sciocchi o non ci piacerebbe che non ci fosse. Il problema è che questo mestiere non è soltanto un mestiere di previsore del tempo, è un mestiere che significa assumersi una responsabilità di tipo civile o penale nei confronti dei cittadini, quindi devono essere in qualche maniera soddisfatti dei percorsi che in qualche maniera la legge stessa prevede che ci siano. È chiaro che talvolta c'è conflitto tra la tempistica con cui questi oggetti vengono realizzati con il verificarsi dei fenomeni, per cui non ci possiamo permettere, dobbiamo trovare delle scorciatoie, dobbiamo trovare degli altri meccanismi, però ricordiamoci che questo mestiere non è un mestiere di il previsore del tempo, non è una roba da accademia, né una roba da... è un mestiere in cui tutte le volte che noi facciamo un avviso meteo, tutte le volte che noi, che io firmo, i miei colleghi firmano un avviso meteo, io mi assumo una responsabilità civile e penale nei confronti della legge. Tant'è che tutte le volte che poi succede purtroppo un disastro, guarda caso sono i procuratori della Repubblica che ci vengono a cercare e chiedono i dati, eccetera, tutto quello che è stato fatto, cosa che non avviene con tutto il mondo e la pletora di coloro che emettono previsioni a vario titolo, perché chiaramente lì non hanno una responsabilità, un'assunzione di responsabilità. Ci tengo a sottolinearlo questo, perché non è un aspetto da poco, perché un conto è fare la previsione del tempo tranquillo, un conto è fare la previsione del tempo sapendo che se, fra virgolette, sbagli qualcosa ti viene a chiamare procuratore e magari ti avvisa, ti arriva anche un avviso di garanzia. Questo giusto per dirlo. Ecco, questa è la forma di un avviso meteo, però dopo magari vi faccio vedere un esempio. L'avviso meteo non è altro che un messaggio testuale, ma che ha anche una parte numerica, dove in ognuna di quelle aree si fa una valutazione delle precipitazioni che possono accadere, della neve che può accadere, delle temperature estreme, perché noi abbiamo anche il rischio da onda di calore che deve essere in qualche maniera gestito, poi abbiamo i venti forti, lo stato del mare, e sostanzialmente questo viene fatto tutte le volte che c'è la necessità. Sì, ho finito. Andiamo avanti. Ecco, poi nel momento invece in cui si verifica l'evento, sta accadendo qualcosa, allora a questo punto non c'è più la fase di non stiamo più a prevedere, ma stiamo lì
a osservare, ci mettiamo in ascolto e vediamo quello che sta accadendo, cercando di mettere a sintesi tutte le informazioni che servono. È quello che chiamiamo monitoraggio. Quali sono gli strumenti? Gli strumenti che abbiamo sono sicuramente le reti di osservazione, i radar, e abbiamo i modelli di previsione meteorologica, idrologico-idraulica, eccetera, eccetera. E poi ovviamente tutto ciò si traduce e ci permette di fare i messaggi di allertamento. Ad esempio, questa è la rete di monitoraggio a livello nazionale. L'Italia ha una rete in tempo reale che funziona, anche questo non so quanto sia public domain, come si dice, dei cittadini. Non so perché non viene mai pubblicato in nessun giornale il fatto che l'Italia ha una rete di monitoraggio che funziona, che è fatta da più di 8.000 pluviometri, che per metterla su ci abbiamo messo una quantità di fatica incredibile, che per quanto queste reti siano gestite tutte quante dalle regioni, perché erano reti sostanzialmente del Servizio Idrografico e Marografico Nazionale, che è stato chiuso dallo Stato, da una legge dello Stato, e tutte le reti di monitoraggio che disponevano sono passate alle regioni, nonostante il cosiddetto la regionalizzazione di questo qui, lo sforzo è stato fatto perché tutte queste reti adesso ci sono e funzionano. E funzionano e mandano i dati anche, per esempio, a Roma, quindi presso il Dipartimento della Protezione Civile, che li utilizza per fare gli avvisi a scala nazionale. Sono più di 8.000 pluviometri, tutti quanti connessi in tempo reale, che in qualche maniera ci permettono di avere una fotografia, quantomeno di quanto sta piovendo, di che temperatura abbiamo, di quali sono i livelli idrometrici dei fiumi, eccetera. Poi abbiamo una rete radar nazionale che è costituita da, mi pare, 25 radar, adesso vado a memoria, molti dei quali sono di proprietà delle regioni, molti dei quali sono di proprietà dello Stato. Anche qui è stato fatto uno sforzo per costituire il cosiddetto composite nazionale, e quindi quella che vedete qua, per esempio, è una mappa di composite radar nazionale, che non è una cosa, anche questa, troppo nota nel nostro paese. Io spesso vado ai congressi e sento sempre dire: ah, l'Italia non ha una rete, l'Italia non ha una rete radar. Non capisco perché, però invece non è vero. L'Italia ha una rete radar e ha una rete di monitoraggio. Certo, siamo arrivati tardi. UK Met Office aveva la rete radar nazionale nel 1975. Io studiavo su un libro che si chiamava Nowcasting di Browning, 1976 era edited, e c'era già la rete radar di UK Met Office. Noi siamo arrivati nel 2000 qualcosa, e devo dire, grazie anche i soldi dovuti purtroppo ai disastri di Sarno e Soverato, che sono state due pesantissime alluvioni che hanno interessato la Campania e la Calabria alla fine del secolo scorso, che hanno permesso a questo paese di fare un salto tecnologico in avanti, perché è stato minimamente investito per la gestione in tempo reale delle informazioni. Se non si sa neanche quanto sta piovendo, non c'è nessun sistema di early warning che possa essere messo in piedi, come credo il collega potrà confermare. In Emilia-Romagna quelle sono le stazioni che noi abbiamo, che non sono altro che uno zoom di quella della mappa che vi ho fatto prima. Ho finito. Volevo, ma lo faremo semmai dopo, magari dopo Luca, che immagino parlerai della situazione di Modena, del Secchia. Magari io ho alcuni esempi che però potremo discuterne dopo, legato sia a Modena, sia all'alluvione di Parma, sia alla recente alluvione di Piacenza. No, possiamo vederli dopo. Come decidi tu, sei tu che comandi. Beh, insomma, sei tu che comandi. Cioè. Io con orgoglio sono direttore presidente di me stesso. No, se comando questo tavolo, volevo no, dire. No, dai. No, penso, dimmi tu, che sia interessante. Se vuoi lo faccio vedere adesso. Sì, fallo vedere. Allora, cominciamo con l'alluvione del Secchia, dove poi chiaramente... Magari su questo. Ecco, questo è quello che purtroppo... Cominciamo dalla fine. Questo è quello che è accaduto... qualcuno se lo ricorderà, la mattina presto del 19 purtroppo si è rotto un pezzo di argine, quello lo vedete qua, la rottura, e l'effetto è stato quello che vedete a sinistra. No, poi ho anche un breve filmato che non vi faccio vedere perché credo che qua li conosciate a memoria, però questo è quello che è successo. 100 metri, poco più, di rottura d'argine hanno determinato un allagamento di un'area praticamente gigantesca. Bonporto è andata sott'acqua e anche altri territori.
La situazione meteorologica era caratterizzata da questo flusso di aria da sud-ovest molto importante, che ha determinato la convergenza verso il nostro territorio di aria da sud-ovest molto umida. Queste sono le mappe radar di precipitazioni del periodo. Ecco, questa mi interessava farvela vedere. Questa è la precipitazione non occorsa in quei 4 giorni, quella ve l'ho fatta vedere prima, ma è la precipitazione occorsa dal dicembre fino al 28 febbraio. Abbiamo avuto 1400 in certi posti, 1400 mm di pioggia in 3 mesi, che è assolutamente una quantità di precipitazione mai vista in questo in un periodo così breve, che ha, questa ve l'ho fatta vedere prima, che ha determinato per esempio sul fiume Secchia la bellezza di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ondate di piena. A gennaio, vorrei che voi faceste un attimo di attenzione, a gennaio in genere nevica. Questo è un gennaio che non si è visto un goccio, un fiocco di neve, in compenso sono venuti giù 1400 mm di precipitazione e quindi abbiamo avuto una situazione autunnale, peccato che era gennaio. Quindi questa è stata la giornata critica, quando le righe gialle, arancione e rosse indicano i livelli idrometrici, le cosiddette soglie idrometriche, con le che noi chiamiamo di criticità ordinaria, moderata ed elevata, cioè la criticità ordinaria è la più bassa, che ci mette in attenzione, la criticità moderata, il superamento della criticità moderata è quella che ci mette in preallarme, quindi è quella per cui per esempio la Protezione Civile comincia ad allertare sul serio, non che prima faceva per finta, ma sul serio nel senso che manda direttamente ai comuni, ai sindaci, l'informazione che il livello idrometrico sul fiume sta crescendo oltre, fra virgolette, una quota definita ordinaria per i danni che può procurare, e i cittadini vengono messi in preallarme nel senso che possono anche prepararsi, perché potrebbe anche essere il caso che di lì a poche ore possono essere fatti evacuare. Quindi questo vi dà un'idea che per definire per esempio tutte queste soglie idrometriche, qui torno all'inizio, per esempio a Modena abbiamo lavorato proprio con Modena proprio per definirle, perché la definizione di soglie idrometriche è un punto fondamentale nel sistema d'allertamento, è quel livello per cui sotto quel livello non fai un'azione, sopra quel livello fai un'azione. È chiaro che quel livello lì è stato valutato sulla base ovviamente dei dati del passato, ma non solo, perché chiaramente oggi con i cambiamenti climatici anche questa considerazione dei dati del passato va presa con un minimo di attenzione. I cosiddetti tempi di ritorno sono oggetti che vanno gestiti con una certa attenzione, perché un fenomeno che ha una piena di 200 anni, se te la verifichi, non magari lì, ma in fiumi vicini ogni 2 anni, comincia a mettere in crisi anche il concetto stesso di tempo di ritorno, che va bene per costruire i ponti, ma forse non va più tanto bene per gestire un sistema di allertamento, per lo stesso ragionamento che facevo prima. Beh, i costruttori di ponti comunque avranno un bisogno di comunque un riferimento per dire io metto tanto cemento perché deve star su quel ponte per una piena di X anni di tempo di ritorno. Certo che se quella piena lì anziché X anni viene ogni 10 anni, quel ponte viene giù ogni 10 anni anziché ogni 200. Per dire come siamo messi. Questa per esempio è un esempio di quello che facemmo quel lontano 16 gennaio. Il 16 gennaio, cioè 3 giorni prima della rottura dell'argine, noi emettemmo un avviso di meteo che produsse un'attivazione di fase di attenzione per pioggia, vento, criticità idrologica, criticità idraulica su tutta la regione. Addirittura noi mettevamo, ed è una roba abbastanza rara, 2 pallini sulla pioggia, che significava che sono previsti eventi di notevole intensità ed estensione tali da costruire possibilità di elevato pericolo per la popolazione. Questo era stato detto il 16 gennaio, cioè 3 giorni prima che poi si ruppe l'argine. Ma perché, tutto sommato, era una situazione meteorologica non estremamente complessa da prevedere. Quindi, tutto sommato, 3 giorni furono essenziali. Poi, sinceramente,
nessuno poteva immaginare che si poteva rompere l'argine proprio esatto. lì. Questo esatto. è un altro aspetto. Poi, ma ce lo dirà il collega Orlandini, se poteva qualcuno immaginare. Io sinceramente non lo so, e comunque vedremo. Parma è tutto un altro film. Parma è tutto un altro film. Gli effetti purtroppo sono analoghi, perché questa è la fotografia del torrente Parma, quella maledetta giornata del 13 ottobre. La situazione meteorologica non è tanto diversa a quella a scala grande, il solito flusso da sud-ovest, che è poi quello che fece l'alluvione di Firenze, che è poi quello che fece l'alluvione del Po. Stiamo parlando sempre di queste profondissime saccature che portano aria da sud-ovest. Questi oggetti qui cominciano a essere i cosiddetti V-shape thunderstorm, sono questi temporali che hanno questa forma di V, che cominciano da un punto e propagano come proprio una V, e ne cominciamo a vedere un numero sempre maggiore, e hanno una durata di occorrenza di poche ore. Qui non ho tempo per dimostrare, ma dalle immagini satellitari si può valutare qual era la struttura forte della convezione che ha determinato degli apporti di precipitazione. Ecco, qui vedete la situazione, perché è difficile fare questo mestiere su un'area limitata, perché noi abbiamo avuto la bellezza di più di 200 mm di pioggia in un'area che, come voi vedete, è assolutamente limitatissima. Praticamente pochi chilometri da lì, a poche decine di chilometri da lì, praticamente non dico che non pioveva, ma pioveva pochissimo. Quindi quella precipitazione, che poi è quella che ha determinato l'alluvione, l'esondazione del torrente Baganza, sto parlando di Parma, è legata a un evento di pioggia che è stato estremamente localizzato. E quindi non era possibile, a differenza di Modena, per esempio, fare una previsione così dettagliata come fu fatta, nonostante l'esito purtroppo catastrofico causato dalla rottura d'argine, che se non si fosse rotto quell'argine, quella sarebbe stata una piena che avrebbe defluito in maniera tutto sommato tranquilla su Modena e sarebbe andata a valle. Questo è un fenomeno completamente diverso, questo è un fenomeno molto localizzato, estremamente violento e ha dato dei danni locali. Guardate le precipitazioni, abbiamo avuto 116 mm di precipitazione, 140 mm di pioggia in un'ora e mezzo, due ore. Queste sono praticamente precipitazioni che in Emilia Romagna capitano ogni tanto, ma non molto spesso. 140 mm di pioggia in un'ora, un'ora e mezzo, sono sinceramente eventi assolutamente molto molto rari. 234 mm di pioggia a Lagdei in alto, ma tutto sommato lì siamo meno stupiti, però molto più stupiti a Calestano, per esempio, che sia piovuto così tanto, che è vicino Modena, non è distante da Modena, da Parma, scusate. E quindi questo ha determinato la piena improvvisa del Baganza. Un'ora e mezzo prima che il Baganza andasse fuori a Ponte Nuovo non c'era l'acqua su quel fiume. Non c'era l'acqua su quel fiume. Questo per darvi un'idea, questo va bene, il bollettino che... Poi l'ultima, il Piacentino, e poi chiudo. Di nuovo, eccolo qua. Questa è la situazione del 13-14... Di nuovo un V-shaped thunderstorm, che ormai sembrano... questi oggetti ricorrenti, come di nuovo questo temporale forte che parte dalla Liguria, sia la Liguria che l'Emilia Romagna si erano messi in allerta, la Liguria addirittura si era messa in allerta massima e addirittura fu chiusa la partita di calcio, che ve lo ricordo perché era Sampdoria-Bologna, è meglio che l'hanno chiusa perché se no sarebbe stata l'ennesima sconfitta. E quindi quello che voi vedete è chiaramente il fenomeno, con un giorno prima, un fenomeno che tutto sommato era piccolo e si apprezza soltanto durante il monitoraggio. Non ho tempo, ma c'è una presentazione che ha fatto il mio collega l'altro ieri, cioè venerdì, a Ferrara, su come è stato fatto il monitoraggio in questo caso, e voi potete vedere, potrei farvi vedere che fino alle 10:30 di sera non c'era la convinzione che questo fenomeno potesse avere l'ampiezza che invece ha avuto, perché praticamente è un fenomeno che è veramente stato di nuovo esplosivo. Dalle 22 alle 2 di notte sono venuti giù 330 mm di pioggia, che sinceramente sono una quantità assolutamente
assurda. Il tempo di ritorno, con tutto quello che dicevo prima del tempo di ritorno, in ogni caso calcolato su uno di quei pluviometri, ha dato dei risultati superiori ai 400 anni. Quindi stiamo parlando di un evento estremamente raro che non si è mai verificato nel nostro archivio. Questa è la pioggia che è caduta. Questo, ecco, vi dà un'idea della quantità di pioggia. Guardate, questo è nel rifugio a 1000 metri su in alto Appennino, sopra gli Appennino Piacentino. Vedete che qua abbiamo avuto delle botte di più di 100 mm di pioggia in un'ora, e poi abbiamo avuto in ogni caso 30, 100, 30, meno, 30, 40. Alla fine siamo arrivati a più di 300 mm di pioggia in pochissime ore. 350 mm di pioggia è un quinto di quello che cade in un anno, vuoto per pieno, per darvi un'idea dei numeri. Quindi stiamo parlando di una quantità di pioggia che in 3 ore è caduto un quinto di quello che cade in un anno, in quelle zone lì dove in genere piove parecchio in Emilia Romagna. E questo è il risultato. Il livello idrometrico del Trebbia a Bobbio ha superato ampiamente il terzo livello, cioè il livello di allarme, quindi abbiamo avuto le piene che abbiamo avuto. Io i punti di forza e di criticità li vediamo alla fine. Ringrazio il dottor Cacciamani. Ringrazio anche della loro presenza qui il professor Barozzi, che è il coordinatore del Comitato per le celebrazioni del 25enne, e il professor Cecchi, professore emerito dell'ex facoltà, ora Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, e magari se hanno il tempo e la pazienza di restare fino alla fine, poi ci porteranno anche il loro saluto e la loro opinione.